libro più misterioso. Per un lettore contemporaneo, la risposta potrebbe essere forse il secondo libro della Poetica di Aristotele, che, come noto, è al centro degli intrighi e degli omicidi del Nome della Rosa di Umberto Eco. Perché al centro di intrighi? Perché questo testo, che si considera perduto da moltissimo tempo, trattava della commedia e del riso come di una cosa seria e importante, e questo nell'immaginazione di Umberto Eco turba alcuni monaci dell'abbazia in cui è ambientata la vicenda, che appunto sono pronti a tutto pur di non far cadere questo testo dirompente, questo testo che sdogana il riso, nelle mani sbagliate. Ma veramente il secondo libro della Poetica di Aristotele è andato perduto? Ci sono alcuni studiosi che da tempo sostengono il contrario. In un manoscritto che è conservato a Parigi, un manoscritto del X secolo, è conservato quello che si chiama Tractatus Coeslinianus, un brevissimo trattato. Si tratta di appunti in realtà che trattano proprio della commedia. E tra l'altro ci dicono che la commedia esercita la catarsi delle passioni tramite il piacere e il riso, e che la sua madre è il riso. Ecco, secondo alcuni studiosi, questo breve trattatello, questa serie di appunti, potrebbe derivare proprio dal secondo libro della Poetica di Aristotele, che ancora, diciamo, non, quando gli appunti sono stati trascritti, non era andato perduto, e dunque, leggendo queste pochissime pagine, si avrebbe comunque la possibilità di scoprire di cosa trattava questo testo così, così importante, di scoprirlo senza nemmeno correre il rischio di rimanere avvelenati, come succedeva invece a chi tentava di leggerlo nel Nome della Rosa.